Video recensione di Plinio Perilli dell'autore Edward Under. Avvolto da infiniti nulla ed invano, devo pur giustificarmi al mondo. Non è ancora morta l'ultima voce, nell'oscuro canto degli scoraggiati che pur vivono d'amore. Amore è nient'altro che amore quando volto la faccia agli esteriori, affanni sollecitati dall'incompiutezza mi allontanano da quello che sono. Chiacchiere vane, sorte codarda che ignoro vegliando in solitudine e giornate pigre, lente passeggiate, accompagnato dai sogni su carta. Posso inventarmi mille scuse, ma la verità è più profonda e irrazionale. Se mi guardo intorno, non c'è nient'altro che questa bellezza eterea, il cui destino è di passare in volo e scomparire. Questa bellezza somiglia a te, nella tua incostanza speciale e immotivata, al riparo dal mondo e dagli oggetti della vita di cui facciamo statue, posso esporre la mia verità. Io vivo per te. Qui la parola è cemento, poco altro. Sale il vapore umido dell'erba, la pioggia torna al cielo, il ciclo si manifesta. Allo stesso modo ascenderemo dopo essere diventati cenere, sospinti oltre la soglia del tempo, costretti a dimenticare. Con cura riponiamo la foto e l'immagine è già storia, passato indecifrabile, tesoro delle forze immateriali. Niente può spiegare il fondo di quelle pupille nere, l'assurdità del bacio che a qualcuno manca. La foresta tace ai margini di una fretta crudele. Abbiamo deciso di ignorare l'antico monito che risuona nei tramonti. Nel nulla che ci appartiene, prima e dopo del senso, siamo oracoli dell'oblio, ma coltiviamo speranza. Buchi neri che orchestrano stelle in giostra per il cosmo, le nostre emozioni simboleggiano la creazione attraverso le forme. Siamo cielo che si fa disegno, vita che emana dal centro, oscuro e insondabile, di un mistero smisurato e atomico. Ci muoviamo attraverso le fessure, esprimiamo la diversità come mosaico di una tonalità unica, trascendente. La nostra libertà cerca l'impossibile e vuole penetrare l'orizzonte. Siamo sguardo che aspira a farsi realtà. Edward Andar è un giovane poeta romeno di Onesti, classe 97, che poi è emigrato verso l'Italia con la madre dopo la separazione dei genitori. È sempre un momento triste, però poi anche una salvezza, una rinascita, chi lo sa. Però lui fin dall'infanzia ce lo dice con grande pudore, ma con grande anche entusiasmo nella vita, con grande vitalità. Fin dall'infanzia ha trovato nei libri, lui dice, uno sfogo per la fantasia. È un po' anche un modo di avvicinarsi alla cultura della terra che di volta in volta lo ospita, adesso lo ospita l'Italia da molto tempo, è diventato quasi italiano. Dal 97, pensate, è nato nel 97, ormai è in Italia da parecchio, scrive pure in italiano in un certo senso, oramai. E però comunque durante l'adolescenza ha scoperto sia la poesia che la filosofia, cominciando un percorso di ricerca vero. Il percorso di ricerca che porti non al titolo di studio le cose banali, ma porti alla consapevolezza, alla coscienza umana. E ha questa poesia, devo dire, molto bella, molto elegante, anche un controllo linguistico perfetto, che lo devo dire ad Edward Andar, che lui da rumeno è entrato perfettamente nell'italiano. Ha una poesia, un dettato, come si dice, molto bella, molto pieno, elegante, raffinato. Vi leggo alcuni versi d'inizio. Avvolto da infiniti nulla ed invano, devo pur giustificarmi al mondo. Non è ancora morta l'ultima voce nell'oscuro canto degli scoraggiati che pur vivono d'amore. Amore, nient'altro che amore, quando volto la faccia agli esteriori.
Ecco, lui sta raccontando la sua vicenda, il suo tirocinio e le sue anche asprezze amorose, l'oscuro canto degli scoraggiati, incredibile, come gli scoraggiati, il canto che è scuro, bello, bello. E poi racconta la sua giornata, le sue cronache. Amore, nient'altro che amore, quando volto la faccia agli esteriori. Affanni sollecitati dall'incompiutezza, mi allontano da quello che sono. Chiacchiere vane, sorte codarda, che ignoro vegliando in solitudine e giornate pigre, lente passeggiate, accompagnato da sogni su carta. Ecco, questa è la verità, che lui ormai è confinato in questi sogni su carta, è confinato in questa solitudine che rende le giornate pigre, ma soprattutto spegne, l'animo, spegne le voglie, i desideri, il bisogno, i sogni, il bisogno di uscire allo scoperto, di non rimanere prigionieri di questi infiniti nulla ed invano. È una poesia contro il nichilismo del Novecento, contro il nichilismo che in parte ancora continua, e continua anche con delle dichiarazioni molto belle, molto forti. Dice: qui la parola è cemento, quindi la parola non è una cosa da poco. Le parole sono pietre, diceva il famoso libro di Carlo Levi. La parola è cemento, è fondante, è rifondante. Su questo cemento puoi in qualche modo costruire un retaggio, un habitat di comprensione, di pacificazione, di adesione anche ai bisogni dell'altro. E sale il vapore umido dell'erba, la pioggia torna al cielo, il ciclo si manifesta. Allo stesso modo ascenderemo dopo essere diventati cenere. Vedete, il bello questa idea, questa immagine negativa del diventare cenere, però anche l'ascensione è molto bella, veramente molto bella. E con cura riponiamo la foto e l'immagine è già storia, passato indecifrabile, tesoro delle forze immateriali. Niente può spiegare il fondo di quelle pupille nere, l'assurdità del bacio che a qualcuno manca. E poi c'è questa immagine strana, oniriche, la foresta tace ai margini di una fretta crudele. Edward riesce ad essere giovanile ma barocco nello stesso tempo. Abbiamo deciso di ignorare l'antico monito che risuona nei tramonti. Vedete come scrive bene? È quasi 800, il monito che risuona nei tramonti. Ha una pulizia lessicale, formale, piena, perfetta, che parla di questa incostanza speciale, parla dell'esporre la propria verità, insomma, è sempre intrigante. Vado a chiudere, nel nulla che ci appartiene, il nulla che ci appartiene, sembra Jean-Paul Sartre, l'etre le néant, l'essere il nulla ci appartiene, solo il nulla ci appartiene, solo il nichilismo. Prima e dopo del senso siamo oracoli dell'oblio, ma coltiviamo speranza. Quindi dà per scontato Enas che c'è questo in qualche modo nichilismo, questo nulla che ci appartiene, ci guasta, ci infibra, ci contamina, e però questo nulla, prima e dopo il senso, che poi è l'essere oracoli nell'oblio, cioè oracoli di un qualche cosa che dimentichiamo, che non conosciamo, lascia il posto, piccolo posto, povero posto, alla speranza. Buchi neri che orchestrano stelle, qui ci sta presentando uno stellato, un incanto. Siamo cielo che si fa disegno, vita che emana dal centro, oscura e insondabile, di che cosa? Di un mistero smisurato e atomico. La vita è anche mistero, è smisuratezza, è incomprensione di tutto quello a cui non riusciamo ad arrivare, ecco. E poi c'è questa libertà, rimane alla fine questo senso profondo di libertà che cerca l'impossibile, e lui dice che vuole penetrare l'orizzonte. È un ragazzo, classe 97, capite che ha 23-24 anni. È importante il senso della libertà che cerca l'impossibile, è importante, e vuole penetrare l'orizzonte. Siamo sguardo che aspira a farsi realtà. Bello, bello questa idea dello sguardo che sembra in qualche modo scivolare, accarezzare la leggerezza della realtà, e la realtà è realtà.
quella che ti obbliga e ti induce a caricarti il peso sulle spalle, i pacchi, i sacchi in macchina, non eludere più nulla. Ecco, credo che Edward Andar, romeno, ormai italianato, ormai italiano a ogni buon conto, quindi si è riuscito con una poesia elegantissima a parlarci dei drammi della vita, ma posponendoli, cioè facendo vincere questa eleganza e questa voglia di libertà, il lessico della libertà. Video recensione di Plinio Perilli dell'autore Giuseppe Bilotta. I vecchi e noi. Tu, in un grande stanzone d'ospizio, d'una casa chiamata solo, per convinzione riposo, e tu, vecchio, lì, senza nessuno, t'avesse chiesto se volevi riposo. Tu, lì, per un ultimo atto d'orgoglio, che non ti faccia sentire di peso. Tu, lì, ora, solo, ora, vecchio davvero, col tuo sguardo spento nel triste e imbarazzante silenzio di questa famiglia di vecchia generazione. Tu, vecchio, e noi lì estranei con il nostro entusiasmo, sì, rotto da questo silenzio, dal sapore d'attesa, dal sapore di morte. E noi lì, ora, forse come tu un tempo, con te, vecchio, per domandarci quanto sia triste questo nostro silenzio. Dove sei, poeta? Dove sei, poeta? In questo mondo, ove nulla è vita, dove sei tu, con i tuoi amori, le sensazioni e gli ideali, in questa civiltà ove, veduto il compromesso, vile e accomodante, dove sei? Se dentro te ogni giorno la realtà aridamente scava, sostituendo così al pulsare delle tue emozioni, dove sei? Se oggi tu non puoi capire chi possa seminare un po' d'amore nel campo d'un amico o d'un vicino, e dove sta la tua fantasia che ti permette di farti grande, seppur il tuo animo si è arreso al comodo vivere dell'automatismo? E dimmi tu dove mai sarà la speranza della tua poesia, seppur nell'uomo più semplice che c'è, difficilmente tu ti troverai il giusto della fede e dell'amor. Zingarello. Ciao Zingarello, dal viso trascurato, dalle mani nere, dal vestito più grande di te. Ciao Zingarello, dal mio uscio ti spio, mentre il tuo passo si impunta a guardare dei bimbi lustrati, giocare felici su e giù per i prati, da lontano li guardi, pensoso, per poi correre ma da solo, col vento, perché nessuno si degna di te. Ciao Zingarello, e s'allontana deluso il tuo piccolo passo, e mentre accanto mi passi, m'accorgo di quel tuo sguardo furtivo e di quel modo di fare più grande di te. Ciao Zingarello, or sei solo un puntino, e in me resta il rammarico che tu non abbia avuto il tempo per vivere la tua età innocente, così come quei bimbi sul prato. Giuseppe Bilotta ci si presenta subito francamente, dice: sono un uomo di 58 anni, marito di una donna unica. Questo è molto bello, che il compagno, il consorte, presenta la sua consorte come una donna unica. Poi hanno, lui è padre di hanno insomma, tre splendidi figli. E lui stesso ormai è nonno di tre creature, quindi questi numeri tre, che dice, tre figli, tre nipoti, e c'è questo sogno e bisogno della scrittura come svago, come passione, ma anche soprattutto un modo, dice, per raccontare di me, liberandosi da tutto, dalle ansie, dalle frustrazioni, e inseguendo, percorrendo una via della gioia, insomma, una via ripeto così, della comprensione dell'umano troppo umano, diceva Nietzsche.
In fondo, certo, dietro ogni verso c'è una storia, sia nelle poesie di Giuseppe Bilotta, sia nelle poesie in genere. È la storia che lascia la sua traccia lirica, che lascia quel verso, quell'inseguimento di significato e di significante anche. E cominciamo con la prima, perché la prima è i vecchi e noi, è una categoria essenziale. Adesso, senza andare a rispolverare grandi romanzi, grandi titoli, grandi opere, mi viene in mente En passant, il Pirandello dei vecchi e giovani, ma insomma, ogni generazione si trova a che fare con una generazione precedente, anche due, i padri, i nonni, e cerca di innovare, di fare qualcosa di più. Mi viene in mente una frase molto importante di Albert Camus, premio Nobel francese, il grande romanziere e anche filosofo dello straniero, del mito di Sisifo, della peste. E lui diceva, uno dei suoi ultimi romanzi, che è La caduta, mi ricordo che diceva: ascolti, non attenda, non si preoccupi, non attenda il giudizio universale, esso avviene ogni giorno. Ecco, quest'idea che ogni generazione, lo diceva proprio Albert Camus, si porta, spera, crede di poter cambiare il mondo, e lui già allora, ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Ed era nell'avvento della piena era atomica, perché la guerra mondiale fu finita con la bomba atomica, e quindi ricominciò l'equilibrio del terrore, insomma, la paura. Cioè, la mia generazione ha un compito molto più vasto, far sì che il mondo non si distrugga, ecco, quindi non soltanto cambiarlo questo mondo, ma impedire che si distrugga. Chi lo sa, se, specialmente adesso che l'equilibrio climatico è saltato, che il progresso ha fatto non meno danni di quanti pregi, insomma, abbiano donato all'umanità. Chissà se il rapporto tra i vecchi e i giovani, caro Giuseppe Bilotta, non è realmente, come dici tu, questa plaga, questa difficoltà. Tu stai parlando anche di una civiltà che molto spesso, non sempre, relega i padri, i nonni, i vecchi nelle famose RSA, cioè nelle famose, insomma, come dire, nei cronicari, possiamo definirle come vogliamo, a volte anche in modo più elegante, più aulico, case di riposo, insomma, va bene, a volte sono anche signorili, insomma, ma molto spesso sono anche, voglio dire, ostiche, ostili. Abbiamo avuto nei primi mesi della pandemia delle situazioni veramente terrificanti con questi vecchi che si contagiavano gli uni con gli altri e morivano in quantità drammatica. E quindi tu cominci, Giuseppe Bilotta comincia subito la sua poesia I vecchi e i giovani con questo incipit importante anche a livello civile. Tu, in un grande stanzone d'ospizio, in una casa chiamata solo per convinzione, riposo. Convinzione e vorrei dire anche convenzione, ecco, questi sono i doni del linguaggio, che noi con convinzione la chiamiamo di riposo, ma è una convenzione, ecco. E tu vecchio lì, senza nessuno che te l'avesse chiesto, se volevi riposo. Questo è lì per un ultimo atto d'orgoglio, sono dei temi molto forti su cui una società non può non interrogarsi, perché una società che non si occupi bene e dignitosamente dei vecchi non ha niente più da insegnare o da trasmettere ai giovani. E mi piace questa poesia che, seguendo proprio l'empito e l'impeto dei versi, porti avanti un discorso sociale, ma anche interiore, anche come dire, per paradosso, anche intimistico. Tu vecchio e noi lì estranei con il nostro entusiasmo. Sì, rotto da questo silenzio e dal sapore dell'attesa. E perché poi alla fine i vecchi stanno aspettando di finire la morte, e la stanno aspettando forse anche con noi, per noi, anche un po', voglio dire, come eterna testimonianza del senso della vita. Tu
Poi c'è una seconda poesia molto bella che è Dove sei poeta? È un'interrogazione continua. Dove sei poeta? Dov'è la poesia? E il poeta c'è nel mondo dove nulla è vita e parla di tutto l'immaginario della poesia, le sensazioni, gli ideali, l'amore, in questa civiltà dove invece è un altro discorso, prosa non poesia, dove v'è d'uso il compromesso, vile e accomodante. E poi ecco questa realtà che scava aridamente, il pulsare delle emozioni che rimane estraneo. Dove sta la tua fantasia? Chiede al poeta, forse anche a se stesso, sta la tua fantasia, che ti permette di farti grande, seppure il tuo animo non si è arreso a che cosa? Al comodo vivere dell'automatismo. È una poesia di denuncia, è una poesia franca, una confessione indubbia, indubitabile, ecco. E chiude Giuseppe Pilotta con la sua poesia forse più bella, dove ha trovato l'elemento giusto, uno zingarello, uno zingarello piccolo, giovane, dalle mani nere, dal vestito più grande di lui, e sente che questo zingarello non avrà l'infanzia e poi a seguire neanche l'adolescenza che merita rispetto agli altri bimbi illustrati che giocano felici. E nessuno si degna di te, ecco, questi sono i suoi versi. E lui si allontana, dice, deluso col suo piccolo passo, gli passa avanti, lo sguardo è furtivo e sente Giuseppe Pilotta che questa età innocente che è deprivata, derubata della sua innocenza, è un'accusa anche a se stesso. Noi non dobbiamo più permettere che i vecchi si sentano così soli. Ma non dobbiamo neanche più permettere che uno zingarello si senta escluso dal gioco degli altri bambini. Video recensione di Plinio Perilli dell'autore Vincenzo Ciancarelli. Cosa rimane? Cosa rimane di quelle risate, di quegli amori così trepidanti, liberi nel nulla, come gli alianti o come stelle nel cielo d'estate? Di quelle sere trascorse a parlare nel silenzio di una semplice stanza, tra muri stinti dal tempo che avanza, e la nostra mente persa a sognare. Notti d'amore tra baci e sospiri, sensuali labbra appena sfiorate, fughe improvvise da sempre anelate, su falsi sentieri, sogni, deliri. Rosa canina tra parole vane, portata da un soffio di vento lieve, serena, esala il tuo palpito breve e poi scompare. Cosa rimane? La vita e le sue prove. L'arcobaleno davanti a quel monte, i suoi bei colori, così distinto, sembra il disegno dai bimbi dipinto, che tra vita e speranza fa da ponte, e si staglia sui prati e le colline. Inaspettato, dopo pioggia e vento, testimone nel cielo grigio argento di questa lunga guerra senza fine. Ora non lo vedo. Ora riappare e da lontano sembra crogiolarsi. Gli corro incontro, sembra avvicinarsi, lo sfioro con la mano e poi scompare. La luna e il suo alone tutto schiarisce dopo il tramonto mentre si fa sera. Il sibilo del vento, una preghiera che dà a me conforto e poi svanisce. Alzo gli occhi e a colui che tutto muove. Alla gloria che penetra e risplende, all'universo che sopra noi si estende, alla vita con tutte le sue prove. L'età dei sogni e delle cose belle. Tutto risplende di luce arancione, c'è un volo di piccioni sopra i tetti, ombre fugaci nei vicoli stretti che delimitano il liceo Varrone. Cammino. Poi mi fermo e nella mente ricordi raffiorano all'improvviso. Un soffio di vento sfiora il mio viso mentre il passato ritorna presente. Persone sedute su una panchina sono curve come spighe nella pioggia. Quando il grano s'aduggia e più non sfoggia, il colore del sole alla mattina. Si inclina e rosseggia sempre più giù
la fiamma della vita come un cero che piano si spegne e diventa nero. Ciò che splendeva nel tempo che fu, ma la mia mente continua a sognare. La danza nel salire quelle scale, le fughe, le risse su quel piazzale, la gioventù che non può più tornare, le lunghe attese, gli infiniti sguardi, gli amori bruciati, gli appostamenti, le lettere, i mancati appuntamenti, le corse senza limiti e traguardi. Brilla una targa a San Liberatore, è per Kobe Bryant il grande talento, la gloria, la scomparsa ed il tormento, la vita spezzata di un giocatore. Resto da solo a guardare le stelle, mentre da Oriente si stende la sera. Persa per sempre è la vita com'era, l'età dei sogni e delle cose belle. Vincenzo Ciancarelli è un poeta molto simpatico e poi ha una vita importante, un medico. Tanto è reatino, è nato a Rieti nel 68, attenzione, un anno importante. Cinquantenne, è maturità classica al Varrone, che è un liceo importante di Rieti, poi si è laureato in medicina alla Sapienza a Roma e attualmente sta al San Camillo, che è un ospedale molto importante della capitale, come medico internista e reumatologo. Comunque da circa 3 anni, ma forse è una passione che ha sempre nutrito in sé, insomma, scrive nella pausa del lavoro, scrive poesie e anche commedie, sia in italiano che in vernacolo, attenzione, e partecipando a diversi concorsi ha avuto questa nuova voglia e questo entusiasmo di così anche di proporsi come scrittore, come commediografo, in questo caso anche come poeta. Tra l'altro poi quando lui pubblica delle raccolte di poesia le mette in vendita gratuitamente, insomma il ricavato viene donato ad associazioni o lusso, ovviamente è un uomo, è un medico, ha giurato a Ippocrate, sa benissimo cosa vuol dire, oltre alla sua mission, la sua missione, la solidarietà. Mi piace questa poesia abbastanza calibrata, ad esempio Cosa rimane sono tutte quartine, sostanzialmente sono 4 quartine con rime A, B, B, A. Vedete cosa rimane di quelle risate A, di quegli amori così trepidanti, liberi nel nulla come gli alianti, quindi trepidanti, alianti, e poi ritorna la rima in A, o come stelle nel cielo d'estate, cioè la rima in A nello schema metrico, A, B, B, A. E queste quartine sono cadenzate, secche, fulgide, e in questo caso cosa rimane? Si cerca non dico un'età dell'oro, ma un periodo che non tornerà più, le risate, gli amori trepidati, giovanili, scolastici, liceali, universitari, liberi nel nulla come gli alianti, bello che si dà l'aliante che vola e appartiene soltanto al suo volo, o come stelle nel cielo d'estate, le stelle nel cielo d'estate sono, come dire, più belle, più forse anche più luminose. E poi ecco la stanza avanza, parlare e sognare, sono queste rime che cadenzano una melodia di sentimenti, forse anche di rapporti, insomma di sogni anche avverati. E notti d'amore tra baci e sospiri, sensuali labbra appena sfiorate, fughe improvvise da sempre anelate, sfiorate e anelate. E sospiri fa invece rima con sogni e deliri. Ecco, la poesia ha bisogno di questo incantamento, di questa cadenza, di questo, come dire, solfeggio proprio etereo e pienamente sentimentale. E, la seconda è forse ancora più immaginifica, si riferisce a un arcobaleno. Un arcobaleno dietro a quel monte, e tra l'altro no, non ci dimentichiamo che Vincenzo Ciancarelli è di Rieti e Rieti è, come dire, incoronata dal Terminillo, che per tanti tempi è stata la montagna proprio di Roma, quindi è un monte importante, insomma, che la incorona Rieti proprio del suo ruolo di come dire, di capitale di una provincia che è una provincia montagnosa in un certo senso. L'arcobaleno davanti a quel monte, i suoi bei colori così distinto, sembra il disegno dei bambini dipinto
che tra vita e speranza fa da ponte, e parla di questo arcobaleno. L'arcobaleno è sempre inaspettato, come dice Vincenzo, inaspettato dopo pioggia e vento, l'arcobaleno è sempre un miracolo, perché non è usuale l'arcobaleno. A volte siamo stati capaci di vederne addirittura due. L'arcobaleno ora non lo vedo, ora riappare, da lontano sembra crogiolarsi, poi gli corro incontro, sembra avvicinarsi, lo sfero con la mano e poi scompare. Questa dolcezza, questo fervore nell'accogliere e nell'inseguire, quasi nel dialogare con l'arcobaleno, è molto bella, e dà l'idea che Vincenzo Ciancarelli appunto affidi alla poesia un sentimento quasi amicale, un fervore quasi amicale. E soprattutto una fede profonda, che non è soltanto spirituale, ma è proprio, diciamo, umana, umanista. Alzo gli occhi a colui che tutto muove, alla gloria che penetra e risplende, all'universo che sopra di noi si estende, alla vita con tutte le sue prove. Beh, bello, citato, insomma, l'esempio dantesco, muove. E le prove, che ogni giorno la vita continua a darci. Chiudiamo con l'età dei sogni e delle cose belle, che è l'idea anche della giovinezza. Lui già ha parlato del liceo Varrone a Rieti, che è un posto anche abbastanza mitico, e quindi lo ricorda come Venditti ricordava Giulio Cesare. Insomma, sono delle età ormai ineliminabili, ormai assolute, escono fuori dal tempo e dallo spazio. Tutto risplende di luce arancione, arancione fa rima con varrone. Arancione, c'è un volo di piccioni sopra i tetti, ombre fugaci nei vicoli stretti che delimitano il liceo Varrone. E lui cammina dentro e incontra il suo passato, lo ritrova questo passato, mentre il passato ritorna presente, e le guarda, lo vive, è entrato dentro un film, quasi una dissolvenza incrociata. E sono belli nei versi, molto visionari, diciamo così, e visivi. Queste persone sedute su una panchina, curve come spighe nella pioggia, quando il grano s'adugge, più non sfoggia il colore del sole alla mattina. Panchina e mattina, pioggia e sfoggia, sono verbi e sostantivi morbidi, pastosi, melodiosi. Vedete ancora i verbi melodiosi? Si inclina e rosseggia, si inclina e rosseggia. Bello, insomma, la poesia è anche questa, è liberare o recuperare nel linguaggio del quotidiano dei verbi ormai desueti, poco usati, si inclina e rosseggia, sempre più giù la fiamma della vita come un cero, che piano piano si spegne e diventa nero. Quindi è una poesia armoniosa, anche, diciamo così, melanconica o malinconica, e però non perde mai di vista questo grande insegnamento della giovinezza, di essere felici, la mente che continua a sognare, la danza nel salire quelle scale, e certo, le fughe, le risse su quel piazzale, il fervore, anche le rabbie, le passioni, le intolleranze della giovinezza, però di questa cosa bella che è una gioventù che non può più tornare. E mi ha molto colpito, oltre il distico finale, persa per sempre la vita come era, l'età dei sogni e delle cose belle, che poi nel gioco della rima resto da sola a guardare le stelle, mentre da oriente si stende la sera, persa per sempre la vita come era, l'età dei sogni e delle cose belle, sempre questa rima ABBA che ha trovato in lui una misura assoluta. Vorrei chiudere con questo riferimento alla targa a San Liberatore per Kobe Bryant. Kobe Bryant, il grande talento, la gloria, la scomparsa, il tormento, la vita spezzata di un giocatore, era un giocatore di pallacanestro, bravo, importante, un incidente gli ha spezzato la vita. Dobbiamo ricordare anche questo, le stelle cadute, i sogni spezzati, però tutta la vita è un sogno, e questa stella cometa è cominciata proprio dalla giovinezza. Video recensione di Plinio Perilli dell'autrice Simona De Stefano. Ti ho incontrato nella tempesta, in quello squarcio brutale dove si rivela tutta la mia antica nudità, dove raggiungo il fondo puro e immobile di me stessa, dove conoscerti è luce improvvisa, violento palpitare nel sangue. Corri, vieni da me, è in questo tempo tutto nostro. Chiudi gli occhi, getta via i vestiti
e tutto quanto ci gettano addosso. Quietati, amore, che non so quale leggerezza ci imbeve, superato ogni tremore. Sei condottiero di nostalgia, mio rinato, segreto. Precipizio d'amore, mia unica dimora, a te solo mi arrendo. Nascosta tra le mie difese, in un letto mi rifugio. Ricomporrai, angelo mio, tutti i pezzi che son parte di me, o sarò io ad andare a pezzi. Il banchetto del re. Ecco, a un tratto si riunisce la corte. Alle mie spalle, al cospetto del suo re, lui espone il suo banchetto, ma io non vi siedo. Fu qui la sua più grande furia. Nelle carni bianche dei suoi agnelli sventati, mille e mille volte affondò i suoi coltelli. Ma in una volta si girò a scoprire che erano solo i suoi fratelli. Simona De Stefano è napoletana, classe 77, quindi una donna ancora giovane, che ha studiato, si è laureata in lingue, letterature, straniere, lavora nel campo del marketing e della pubblicità. È molto bello questo, e non mi dispiace affatto che ci sia questa doppia anima, diciamo, tra una persona moderna, una donna moderna veramente, non quelle dei magazine, quelle della vita, che lavora nel marketing, nella pubblicità, in un sistema, diciamo, progredito anche di comunicazione, eccetera, e esperta anche di letterature straniere, eccetera, di lingue, e la voglia, il bisogno forte, profondo di scrivere le proprie poesie, di inseguire comunque dei sentimenti mai domi, mai trascurati, in questo caso addirittura l'amore. L'amore è un bisogno profondo di nudità, di una nudità chiaramente metaforica. Chiudi gli occhi, getta via i vestiti e tutto quanto ci gettano addosso. Noi dobbiamo gettare via i vestiti, sono gli altri che ci soverchiano di altre cose, ci gettano. Il verbo è sempre gettare. Noi dobbiamo liberarci, ma sono gli altri che ci opprimono. È bello. Lei ha pubblicato già su varie riviste letterarie, ha vinto diversi concorsi nazionali, insomma. E vorrei citare almeno i titoli delle raccolte, perché il titolo è un emblema, è un simbolo, è una formula. Non chiederci la formula che mondi possa aprirci, diceva Montale, però un titolo è una formula. Nuda e cruda, del 2004, una sua raccolta. Tracce di te. La terra dei fuochi, nel 13 sappiamo qual è la terra dei fuochi, quindi per una napoletana, per una partenopea, certo, il dolore per questa, che una volta era la terra di lavoro, questa terra che invece è diventata piena di scoglie, piena di impurità, piena di per così dire, di contaminazioni, è una grande tristezza. Quindi c'è questa poesia che nasce insieme come manifesto di un bisogno nuovo di chiarità, di purificazione, vedete? E dall'altra il dovere, il diritto di cercare un amore, il proprio amore, l'amore giusto, l'amore che già abbiamo, ma che dobbiamo sempre preservare. E dobbiamo considerare, lei dice, l'altra verità, un'altra verità. Ce ne sono tante di verità, ma la verità vera e propria è una sola. Ecco, questa è sempre l'altra, forse, rispetto a quella del mondo, chi lo sa. E bella questa poesia dalla Silloge, l'altra verità, ti ho incontrato nella tempesta. Bella perché entra proprio ex abrupto, entra di slancio, d'impeto nel versante del sentimento amoroso. Il versante del sentimento non è un versante placido che sta là come un dipinto, una marina che sta là con la spiaggia, col mare dolce, estivo, con l'orizzonte. No, il versante del sentimento spesso è un versante davvero caravaggesco, dove è l'ombra che ci porta alla luce, che ci insegna la luce. Ti ho incontrato nella tempesta, in quello squarcio brutale. Guardate l'aggettivo brutale, squarcio, il sostantivo, dove si rivela tutta la mia antica nudità, antica nudità. Parliamo di una nudità essenziale, diciamo interiore, un bisogno di
non lasciarci sovrastare da un habitus mentale che non è quello nostro, dove raggiungo il fondo puro immobile di me stessa. Sembra che stia parlando di una marina, di un mare, il fondo puro, dove conoscerti è luce improvvisa, violento palpitare nel sangue. Sta usando un'accezione romantica, emotiva, una nominazione emotiva, per così dire, diciamo così, però sempre in modo squisitamente simbolico, metaforico. Corri, vieni da me. In questo tempo tutto nostro, eccetera, eccetera. Dobbiamo essere pronti per l'amore, dobbiamo sacrificare all'amore, sacrificare anzitutto i luoghi comuni, ripeto, l'habitus mentale, le sovrastrutture, tutto quello che ci infliggono. E poi ancora un'altra bella poesia d'amore, questa è ancora più bella, è quietati amore, cioè l'amore è passione, l'amore è l'amour passion di Stendhal, l'amore è passione. E a volte bisogna anche acquietarlo. Vengono in mente certi versi catulliani, Catullo innamorato di lesbia, poi deluso, poi qui, poi là, miser, che si in un certo senso, con degli stigmi psicologici incredibili, insomma, un rapporto difficile con la serenità. Ma l'amore è questo. Quietati amore, che non so quale leggerezza ci imbeve superato ogni tremore. Amore, tremore, tremore, la leggerezza. È possibile, nell'amore che ci fa tremare e che ci dà passione, salvare la leggerezza, vorrei dire la letizia. Ivi est perfecta letizia, diceva San Francesco. Il suo era un altro amore, ma anche nell'amore fisico sei condottiero di nostalgia, mio rinato segreto precipizio d'amore. Sono parole belle. Belle a sentirsene dire, belle a dirle al proprio condottiero, al proprio idalgo d'amore, che è un condottiero di nostalgia e che ci consente di far rinascere il segreto precipizio d'amore. E poi continua con questo pathos, con questo impeto romantico. Il precipizio d'amore è la mia unica dimora. A te solo mi arrendo, è una guerra l'amore e bisogna arrendersi a chi? Al nostro, in fondo è un duello, no? Il duello dell'amore. E quindi ci arrendiamo a colui il quale ci ha vinto, ma vincendo ci consente anche a noi di vincere, quindi di premiare questo amore. E il finale è anche molto bello, è vagamente espressionista, parla di ricomporre da angelo mio tutti i pezzi che sono parte di me. L'amore è una distruzione. C'era un titolo molto bello di Vicente Aleixandre, un poeta spagnolo di qualche decennio fa. La distruzione o amore? L'amore è distruzione, bisogna ricomporre, cara Simona De Stefano, le parti di noi, i pezzi. E chiudiamo invece con una poesia simbolica che è Il banchetto del re. Sta parlando di una corte che è riunita e c'è un banchetto del re. Lui espone il suo banchetto, ma io non vi siedo. Attenzione ai finti reami, ai finti banchetti reali. Bisogna resistere alle profferte dei re, con i meritevoli della corona e dobbiamo invece molte volte tornare a incoronare. Il mito, il cavalierato vero, sincero, profondo dell'amore. Dobbiamo scegliere non i manti reali, ma la nudità della nostra passione. Video recensione di Plinio Perilli dell'autrice Carmelina di Iorio. Sussurro tra silene, 1. Cambierà il mondo, degli affetti, delle tenere carezze. Di baci rubati, sotto un cielo costellato di stelle, loro dicono. Cambierà il mondo degli incontri fortuiti, degli abbracci stretti, quelli che amplificano i battiti dei cuori, loro dicono. Cambierà il mondo. Useranno gli applausi per spingere verso l'altro le nostre emozioni, allungando le distanze imposte da un vorticoso mondo al rovescio. Cambierà il mondo. Loro dicono, costruiranno barriere architettoniche per curare le convulsioni d'amore. Sono loro che lo dicono. Sussurro tra silene, 2. Non aver paura, le nostre mani si stringono nel coraggio,
afferrano il mondo attraverso il sorriso di uomini, donne e bambini, fermi all'arrivo di un traguardo, definito da un meschino destino. Eppure vedi, non hanno paura. Sono alla ricerca di quel punto di partenza per noi, così già lontano. Ci sono i nostri nomi nella storia, ci sono mura, piante e fiori, custodi delle nostre vite. Non aver paura. Insieme ce la faremo. Inconsapevolmente i nostri sorrisi sono divenuti ganci per le nostre stesse mani. Carillon di parole, nascosta è nell'ombra di un cielo la timidezza, di un re nel varcare uno stretto sentiero. Solo questo ti è concesso, di un mare immenso. Ti innalzi, conquisti il giorno, prosciughi pozzi di miraggi, dormi nei deserti. Se sei felice, regali fiori, ma inquieto spingi i tuoi raggi lungo la schiena di una sirena. Era già di un prima, seduta sulla scogliera. Penetrasti la sua mente e lei lanciò un urlo alla tua luna piena. Carmelina di Iorio è una autrice avellinese di Lapio, classe 73, insomma una donna ancora giovane, d'esperienza, è mamma, e dice, moglie di due bambini, moglie di un artigiano, e comunque ha cominciato già da tempo a scrivere le sue poesie, che sono poesie strane, curiose, adesso spiegherò perché. Ci dice, e va benissimo, che lei è innamorata profondamente della bellezza rappresentata dalla parola. Certo, la parola è tutto, la parola è conforto, è memento, è messaggio, è agnizione, vuol dire tante cose. E certo, quello che affida, che il poeta affida alle parole, alla parola, è un messaggio profondo per se stessa e per gli altri. Mi colpiscono le prime due poesie di Carmelina di Iorio, che si intitolano Sussurro fra Silene. Sussurro fra Silene 1 e 2. Silene è una pianta, le silene sono una pianta, fa dei fiori molto belli, bianchi, rosei, rossi, con questi fiori un po' a calice, no? Quasi a campanelline, lo strigolo, insomma, non siamo dei botanici, insomma, le silene. E quindi lei immagina che le silene sussurrino fra di loro, immagina questo prato irradiato, come dire, fertile di silene, tutte fiorite, che stiano quasi sussurrando fra di loro, perché certo non silene, sì, il sileno, i sileni erano delle divinità del mondo greco, però legate, Sileno, ricordate, era l'educatore di Dioniso, o Dionisio che dir si voglia, quindi siamo in un discorso di ebbrezza, di sensualità, anche di licenziosità. Quindi penso che fra le due cose, poi è difficile immaginare le silene al femminile, più che altro si parla dei sileni, ecco, che è una divinità, quasi folletti, come dire, del godimento e della felicità, della gioia, diciamo così. Ecco, appunto, Dioniso, rispetto ad Apollo, è il versante più panico, più come dire, più anche più licenzioso, insomma, dell'ebbrezza del mondo greco. Nietzsche sapeva che, appunto, che c'era questo bivio, da una parte la scelta apollinea, quindi la bellezza, il rigore, cioè, e dall'altra invece l'ebbrezza dionisiaca. Quindi credo che Carmelina di Iorio, che pure potrebbe anche accarezzare questa strana, dolcissima immagine delle silene, delle donne, dei sileni, che potrebbero appunto affidarci
perché no, un messaggio profondo di carezze, di sensualità, di tenerezza. E comunque, fra Silene, che possiamo immaginare come avveniva nel mondo greco, insieme come delle piante, come dei fiori e come delle divinità. Una cosa non escludeva l'altra, sapete che nel mondo dei miti greci molti personaggi diventavano delle piante o fondo anche viceversa. E questo sussurro fra Silene, sul sussurro delle Silene che parlano degli uomini, o fiori, o strane figure dionisiache e divine e divinanti parlano in senso ancestrale all'uomo, sussurrano che il mondo deve cambiare, il mondo degli affetti, delle carezze tenere, dei baci rubati sotto un cielo costellato di stelle, loro dicono, Carmelina ci racconta sempre mettendo le mani avanti come un qualche cosa che ci viene detto, raccontato, loro dicono che cambierà il mondo. Che useranno gli applausi per spingere verso l'altro le nostre emozioni, cambierà il mondo, costruiranno barriere architettoniche per curare le convulsioni d'amore. Loro dicono: ma avverrà? Chi lo sa? Ecco, è fascinoso questo dialogo, questo sussurro fra le silene, fra silene, piante o divinità. È bello. E per indurre gli uomini, per indurre invece il mondo a cambiare il suo. Come dire, la sua forma mentis, il suo sguardo su se stessi e sugli altri. Non aver paura, le nostre mani si stringono nel coraggio, afferrano il mondo attraverso il sorriso. Ecco, questo è molto bello. Fermi all'arrivo di un traguardo, molto bello, ecco. Eppure vedi, non hanno paura, sono alla ricerca di quel punto di partenza per noi già così lontano. Punto di partenza, aggiungerei, Carmelina, punto di ripartenza, cioè un bisogno profondo di discutere il nostro modo di essere, di vivere, di scegliere l'inno alla gioia, per così dire. No, non aver paura, insieme ce la faremo. E poi il motto, il messaggio più bello, inconsapevolmente i nostri sorrisi sono divenuti ganci per le nostre stesse mani, inconsapevolmente, un avverbio importante, senza che lo avessimo immaginato, inopinatamente, inconsapevolmente, i nostri sorrisi sono il gancio a cui dobbiamo abbracciarci per un mondo sorridente, un mondo migliore anche per come noi lo affrontiamo, lo percepiamo. Il terzo componimento invece è Carillon di parole. E c'è un simbolo pieno, c'è questo re. Nascosta nell'ombra del cielo la timidezza di un re nel varcare uno stretto sentiero. Intanto c'è la porta stretta, che è già insomma evangelica, e poi c'è invece l'approdo, l'approccio, la visualizzazione di un mare immenso. Quindi il sentiero è stretto, il mare è immenso, e dobbiamo ogni giorno conquistare che cosa? Conquistare, prosciugare pozzi di miraggi. Dormire nei deserti, stiamo proprio nel simbolo, i deserti, il mare di un miraggio, i pozzi. Se sei felice regali fiori, ma inquieto spingi i tuoi raggi lungo la schiena di una sirena. È un'immagine molto forte. L'inquietudine rischia sempre di vincere, però dobbiamo fare questo, dobbiamo dalle silene o dalle sirene acquisire che cosa? Questa voglia profonda di penetrare con la mente l'avvento del mondo, la luna, il sole. Dobbiamo veramente rigenerarci. Questo ci insegna Carmelina di Jojo. Video recensione di Plinio Perilli dell'autrice Edith Dehodi Zeudodizia. Fuggevole ondeggia. La natura profonda dello specchio, spietato. Allorché su di lui, lo sguardo che si posa, oscilla, ambiguo, tra durezza e tremori. Sul suo letto depone, impietoso, il respiro. Un velo di stupore che dietro si nasconde. E l'unghia che lo squarcia emette stridulo, un lamento furtivo. Visioni sigillate da paraurti ciechi, punteggiano di core, disadorni deserti, a perdita di sensi e pullulanti di indaffarate mosche. A fuoco lento ronzano sopra il paradiso,
rosicchiando ingorde, le orbite aritrose, dalla polpa strisciante sulla sabbia. Cucce succulenti per bachi neonati, bambini teneri ai loro cari, le coppe viscide dei teschi traballanti in cima a rami d'ossa rinsecchite, irrequiete maschere dai mutevoli ghigni, disseminate a caso sui pali della notte, lanciano fuochi fatui alle iene imboscate dietro a un filo d'ala, e pronte alla curée vi fu sotto la volta un grand remunage, uno sferragliamento di zanne secolari. Poco, nulla, rimase poi, tra cielo ed una dell'errante materia, in fuga nell'immenso. Tra quella concentrata sui massimi sistemi che nei cieli galleggia, alta, in cerca di risposte, per sprofondare poi dentro paludi astruse, quella che esonda e sonda un'anima che mai risponde a tono, ma compiaciuta gode un acuto silenzio in solitudine. Tra questa poesia e l'altra, forse la stessa, che ancora esitante si cela e vergogna, su gambe vacillanti se ne va e cammina in mezzo alle discariche, a contare le ossa con guanti e mascherine, a rivangare mucchi di putrida materia, ogni giorno buttata e con andar furioso deportata da navi e treni in corsa. Non voglio scegliere, ma entrambe lasciarle, patetiche ma libere, verso foce defluire. Conosco Editte Deodì Zieduszczyka, è difficile dirlo che lei è, insomma, è nata a Strasburgo, è francese, ha sposato Michele Zieduszczyki e quindi è chiaro che la difficoltà di tutte queste consonanti assommate polacche poi si riverbera nella pronuncia. Insomma, Editte è una poetessa importante, ha lavorato tanti anni al Consiglio d'Europa, perché lei è di Strasburgo, poi si è trasferita in Italia nel 68, quindi è dal 68 che sta in Italia, ha vissuto a Firenze, a Milano e infine a Roma. Ecco, sono le sue città italiane, sono nell'ordine Firenze, Milano e Roma. Stavo cercando di capire che poi in fondo sono quasi quelle standaliane, perché insomma, in effetti era Roma, Napoli e Firenze, quelle di Stendhal, che però era a ribel milanese, voleva essere ricordato come milanese, quindi insomma sono un po' le città standaliane. E vive a Roma dal 79 ed ha al suo attivo molte raccolte di poesie importanti, ma è limitativo definirla soltanto poetessa, pur essendo molto brava, perché poi lei è anche prosatrice, romanziera, narratrice e artista tout court, collage, fotografia, insomma installazioni, è una artista eminente, che ha partecipato a tante mostre, ha avuto i riconoscimenti importanti anche internazionali e anche molti video che sono presenti su YouTube, sul suo sito, insomma adesso concentriamoci sulla Editte Zieduszczyka, poetessa, diciamo così, e è una grande, pur essendo poi avendo questo ondeggiamento secondo me prezioso tra francese e italiano, perché lei parla molto bene italiano, però lei scrive in francese, cioè la prima scrittura avviene in francese, pensa in francese, si dice sempre ma tu pensi, quando si parla di due lingue, ma tu come fai, pensi in francese? Io non so, credo che Edith possa pensare anche in italiano, scherzo perché la voglio fare sorridere. Non è giovanissima, ma ha un carattere, una dignità, una nobiltà d'animo che me la fa assomigliare ogni volta a una ragazza, a una giovane donna e musa. Fuggevole ondeggia. Ecco, cominciamo con entrare nel linguaggio di Editte e per capire come lei giochi
essendo anche poi anche una artista, una fotografa, comunque pittrice, donna di mago, di immaginario. Fuggevole ondeggio, la natura profonda dello specchio spietato. Sta parlando di uno specchio, di questa natura che è fuggevole, perché lo specchio è spietato, perché allorché su di lui lo sguardo che si posa oscilla ambiguo tra durezza e tremori. E' è bello questa idea dello specchio. Lo specchio è sempre stato un po' equivocato, specialmente sul versante poetico, un po' trito e ritrito, ma lo specchio bisogna in un certo senso redimerlo e anche premiarlo, perché lo specchio è puro, è strano, è un divago, può oscillare e riflettere allo stesso modo, lei dice, durezze e tremori. Sul suo letto depone impietoso il respiro, un velo di stupore. È un'anima in questo momento lo specchio, è una bella donna, è un amante. Chi dietro si nasconde? E l'unghia che lo squarcia emette stridulo un lamento furtivo. Vedete che da questo gioco dello specchio è uscito fuori tutto, un convegno amoroso, una confessione apotropaica, cioè voglio dire liberatoria, catartica. Lei è così. Continuiamo con la seconda poesia, che è Visioni sigillate da paraurti ciechi. È un titolo già forte, un po' caustico e ermetico. Le visioni sono sigillate da paraurti ciechi. Punteggiano di core, disadorni deserti. I core, devo dire, è il sangue, è una parola greca, dal greco, ricore, è il sangue degli dèi. E il core è anche il siero purulento che essuda dalle piaghe, che esce fuori, fuoriesce dalle piaghe. Quindi vedete che incipit munifico, prezioso anche in senso lessicale. Visioni si punteggiano di core, disadorni deserti, a perdita di sensi e pullulanti di indaffarate mosche. Immaginiamo questi deserti, queste mosche che. Questi deserti li rendono disadorni, ma sono pullulanti, quindi è una continua contaminazione, una continua anche visione ossimorica. Editta è questo, qui è cosmica. A fuoco lento ronzano sopra il paradiso, rosicchiando ingorde le orbite ritrose, cucce succulente, eccetera. Le coppe viscide dei teschi traballanti in cima a rami d'ossa. Rinsecchite, vedete che immagine forte, cosmica, visionaria, anche un po' barocca, noir barocca. E mi ha ricordato, ma questo è un complimento, Edith, il famoso Giardino delle Delizie di Bosch, un grande artista, un grande genere, e con una grande vena espressionista. Poco o nulla rimase poi tra cielo e duna dell'errante materia in fuga dell'immenso. La poesia è questo, è come il ricordo, è come la sopraffazione della memoria, ma anche l'auspicio del futuro. È tra cielo e duna, quindi tra cielo e mare e duna, un'errante materia in fuga nell'immenso, verso l'immenso. Chiudiamo con una sua dichiarazione di poetica, che si intitola Tra quella concentrata sui massimi sistemi che nei cieli galleggia. Sta parlando di due modi, forme, retaggi, poetiche, due modi diversi di scrivere, ma anche di vivere, di immaginare la poesia. Una è quella che, in cerca di risposte per sprofondare poi dentro paludi estruse, quella che esonda e sonda un'anima, sta parlando di una poesia iniziatica, diciamo anche retorica, erratica, e l'altra invece è la poesia vera, dura, che nasce dalla vita. Tra questa poesia e l'altra, forse la stessa, che ancora esitante si cela e vergogna su gambe vacillanti, se ne va e cammina, eccetera, eccetera. A contare le ossa con guanti e mascherine, sta parlando già del periodo del Covid, del contagio. Ecco, mi piace il suo finale, che è l'auspicio migliore per Edith e per tutti noi. Non voglio scegliere tra una o l'altra di queste poesie, tra quella retorica, diciamo in qualche modo barocca, e l'altra che ci insegna la vita, che ci addomestica, che ci distilla la vita. Non voglio scegliere, ma entrambe lasciarle patetiche, ma libere, verso foce defluire. Lasciamole defluire verso la foce del futuro, dell'anima. Video recensione di Plinio Perilli dell'autrice Francesca Del Rico.
pianoro. Si agita ancora un piccolo veliero sopra la tela dei chicchi del pianoro. Vestito a festa con ciottoli di greto, evoluzione incastonata nei modi riservati di gialli e rossi, intensi fiori clinati nel golfo del mio cielo. Germogli. Porta nel mio cuore il profumo delle rose, i petali leggeri, l'azzurro e il rosso, l'incanto maturo delle spighe. Porta nel mio cuore il sorriso di un fanciullo, le labbra imbronciate delle stelle, i fremiti cerbiatti e gli occhi accesi con il canto della pioggia. Porta nel mio cuore l'aria passita che si arrocca, l'abbraccio boschivo del mattino, germogli di giunchi e di mimose. Porta nel vento che scompiglia le guglie impetuose degli abbracci. Melo rosso. È come velo, l'aria di novembre si avvolge al fuso, pallida festa, per occhi grandi e brevi fontanine. Gocce sospese, strette tra i pinoli, affondano a turno il nudo formicaio, qua e là sospetto, ai raggi più restii. Beve alla fonte la fretta dello stormo ed è narciso il tono di quel rosso che tinge il melo sopra e sotto il tronco. Francesca D'Enrico è di Capua, città importante, antica. Gli Ozi di Capua, dove si è fermata Annibale, che un po' per riposarsi, un po' perché non ha più Annibale alle porte, non è più entrato in Roma, che non aveva più eserciti. Quindi questo è stato un grande mistero della storia, perché dopo i suoi grandi trionfi, perché non si è entrato a Roma, insomma, temporeggiando, lo sappiamo, il temporeggiatore, poi alla fine i romani si siano in qualche modo rinfrancati. Comunque Francesca D'Enrico è di Capua, Caserta, e è stata docente, ma chi è stata lo rimane sempre, docente presso il liceo Manzoni di Caserta, e ha dedicato numerosi anni, i suoi anni, gli anni della sua formazione, della sua maturità, alla poesia, forse insegnandola anche, c'è una grande qualità linguistica nei suoi versi, e scrivendola, evviva, perché poi la poesia, quando uno la conosce, poi l'accompagna, la conosci la poesia degli altri, delle grandi figure, e sei indotta anche a proseguirla, a farla con abilità, con destrezza, con estro, con una profonda necessità anche, oltre che interiore, anche immaginativa, anche ispirativa. Ecco, questo è quello che mi viene di dire subito. Francesca ha molte esperienze, ha partecipato a molti concorsi, ha avuto premi, menzioni di merito. Vorrei soltanto ricordare un paio di cose, ma insomma non c'è bisogno delle coccarde, dei premi. Io stesso, che ne ho vinti tanti, non cerco proprio di ometterli, di dimenticarmi, perché ogni volta si ricomincia da capo, ogni volta, ed è la poesia bella, riuscita, che ti premia. Comunque lei ha fatto parte, per esempio, del progetto editoriale di Alessandro Macquasimoro, che legge i poeti italiani contemporanei, è una cosa molto bella. Conosco Alessandro, figliolo devoto di Quasimodo, devoto, e ha dovuto anche lottare contro le ignominie e le stoltezze della critica, che per gelosie molte volte Quasimodo se lo sono voluto dimenticare, ma tanto Quasimodo non lo dimentica nessuno di quelli che amino realmente la poesia. E volevo anzi ricordare che recentemente è stato ristampato proprio in una bella edizione a cura del mio amico Carlangelo Mauro, Quasimodo. Quasimodo, che legge i poeti contemporanei, il figliolo ha nome anche delle radici del padre, la poetica della parola, si parlava Macri negli anni, fine anni 30, anni 40. E qui c'è una grande poetica della parola in Francesca D'Enrico, perché anche poi riconosciuta dalla Fondazione Mario Luzzi, perché vedete già con Pianoro, in pochi versi, i suoi sono componimenti
variegati ma molto misurati, non ha bisogno di parole a iosa, di una profusione lessicale, va a scegliere, va a togliere, va a diminuire. Francesca D'Enrico è sapiente e vedi, si agita ancora un piccolo veliero sopra la tela dei chicchi del pianoro, veliero, pianoro, sono assonanze, ero, oro, però di queste assonanze è fatta proprio l'intelaiatura melica vera di una poesia. Evoluzione incastonata nei modi riservati di gialli e rossi, intensi fiori, sta parlando dei colori, o meglio, sono i colori che parlano della sua poesia, o meglio, sono i colori che cantano, che suonano, che dissuonano, è una poesia fortemente sinestetica. E io ho scritto qui nei miei appunti per germogli, poesia tonale, o meglio tonalista, pittorica, porta nel mio cuore il profumo delle rose. I petali di Egei, l'azzurro e il rosso, sono due bei versi, un bel inizio. Porta nel mio cuore il profumo delle rose, i petali leggeri, l'azzurro e il rosso, l'incanto maturo delle spighe, dove tutto si tiene come in una tavolozza ideale e concreta. C'è il giallo delle spighe, l'incanto maturo vuol dire il giallo, le spighe sono maturate, è giugno. E poi anche questi petali leggeri, l'azzurro e il rosso, porta nel mio cuore il sorriso di un fanciullo. È bello anche questa alternanza tra una cosa che è già matura, come l'oro della nostra esperienza, della nostra maturità, e il sorriso del fanciullo, le labbra imbronciate dalle stelle. Io ricordo, fui amico di Maria Luisa Spaziani, e lei mi diceva che cercava sempre il bel verso, il verso bello, se li segnava i versi belli, anche degli altri, oltre che i propri sono un punto d'arrivo, no? Ricordate il famoso titolo, quasi una dichiarazione di poetica, un credo di Gabriele D'Annunzio, il verso è tutto. Se il verso è tutto, allora dobbiamo ammettere che Francesca D'Enrico spesso riesce a raggiungere una sintesi prodigiosa. Le labbra imbronciate delle stelle è bellissimo, perché sono, le stelle sono come delle fanciulle, delle ragazze un po' imbronciate, delle belle donne imbronciate. Ma imbronciate amorosamente, imbronciate in senso bello, i fremiti cerviatti, cerviatto che è un sostantivo è diventato con valore aggettivale, i fremiti cerviatti, cioè vuol dire i fremiti giovani, i fremiti freschi come dei bambi, i fremiti cerviati, gli occhi accesi con il canto della pioggia, vedete il gioco sinestetico, gli occhi sono accesi con il canto della pioggia, la pioggia canta, scende e canta e accende gli occhi. Sono empiti pascoliani, d'annunziani, quasi modiani. Devo dire, una bella accezione di poesia. E poi c'è quest'idea della natura che va raccontata in un modo alto, in un modo fantasioso, ma anche prodigiosamente appassionato. Porta nel mio cuore l'aria passita che si arrocca, l'aria passita, il passito è un vino che si è macerata ma anche addolcita di sé. L'abbraccio boschivo del mattino, un mattino ci può donare un abbraccio boschivo? Sì, perché ci riesce, ci porta appunto, come non nel pineto, però ci porta, l'annunzio delle laudi, l'annunzio dell'alcione, ma ci porta veramente germogli di giunchi e di mimose. Questa è la poesia ci porta continuamente una profusione di fiori, di piante, di incanti e di incantamenti. E poi c'è anche, in queste belle ardite metafore, c'è anche un gioco forte, a volte anche appunto prodigiosamente analogico. Porta nel vento che scompiglia le guglie impetuose degli abbracci. Il vento anche scompiglia e gli abbracci diventano delle guglie impetuose, vanno a salire, è molto bello. Com'è bella la poesia del Melo Rosso, che sarà letta e deve essere letta, perché leggendola dispiega proprio la valenza fonica ma anche melodiosa. Beve alla fonte la fretta dello stormo. Video recensione di Plinio Perilli dell'autore Francesco Enas. Adesso è troppo tardi. Adesso è troppo tardi per dirmi che ci sei. È troppo tardi per lasciarmi il tuo cuore, per poter scegliere di vivere anima con anima.
Adesso è troppo tardi. Si è fatto buio, ma il buio è nell'animo mio, che mi sussurra che tu non ne fai parte, che mi grida di allontanarti dal mio quotidiano essere. Adesso no, è troppo tardi, per qualsiasi cosa tu stia pensando, sempre che il tuo spirito sia capace di farlo. Adesso no, è già tardi. Lettera alle mie figlie. È passato molto tempo, lo sapete, un tempo infinito, un tempo sufficiente a farmi capire dove ho sbagliato, perché ho sbagliato. E non ci sono scuse, ma deve pure esserci quel legame che ci unisce, quel vincolo di sangue. Nonostante gli anni passati lontano, non merito molto, non mi aspetto molto, ma vorrei essere certo che mi amiate. Non voglio il vostro perdono, non merito il vostro perdono. Non vi chiedo di far finta di niente, come se questi 25 anni fossero un giorno, un capriccio che dura da un quarto di secolo. Non voglio che mi accogliate nella vostra casa, che mi facciate partecipe dei vostri sentimenti, che la mia malattia possa condizionare le vostre scelte. Ma vi prego, vi scongiuro, datemi almeno la possibilità di vedervi qualche volta, di toccare il vostro viso, di riuscire a guardarvi negli occhi. Fate in modo che io possa chiedervi scusa, anche se è meschino. Permettetemi di andare a passeggio con voi, tra la gente, e che io possa pensare finalmente: guardate, signori, queste due creature sono le mie figlie. Il pianto di una rosa. Le tue lacrime sono il pianto di una rosa. Gocce di velluto sul tuo viso solcano le guance, sino gli angoli della bocca. Poi singhiozzi, quasi il nitrire di un cavallo. Il tuo viso si trasforma, le tue labbra si schiudono in un gratificante sorriso. Rispondi così al mio: ti amo. Francesco Enas è una bella figura, una figura anche travagliata se vogliamo, ma molto intensa, molto vera. È nato a Genova nel 58, poi si è trasferito a Torino, quindi poi insomma diciamo nel 62, quindi insomma bambino ancora. Poi la maturità lì, dal 95 si trasferisce a Roma per lavoro, quasi per un decennio, insomma dal 95 al 2002. E dopo il 2002 a Viterbo, dove tuttora vive. E a scrivere inizia giovanissimo con le prime poesie. Lui scherza, dice: ma queste prime poesie trattano soltanto dei disastri amorosi, ma il curriculum amoroso concerne anche dei disastri, ma poi ci sono anche delle battaglie vinte, insomma degli esiti favorevoli. Però anche, e questo è importante, temi ambientali, temi religiosi, insomma ha una visione profonda, concreta e complessa della scrittura. Tra l'altro recentemente ha pubblicato anche romanzi, racconti brevi, recentemente ha anche scritto questa demoniaca commedia, invece che la commedia divina, che poi la commedia della commedia divina fu aggiunto dopo, non era neanche farina del sacco di Dante. E comunque Francesco Enas adesso ha giocato un po' a scrivere una demoniaca commedia, sempre dividendo l'inferno, purgatorio e paradiso. Qualche cosa che ha a che fare con un viaggio nel regno dell'oltretomba, ma che è sarcastico, ironico, fa un po' il verso alla grande commedia. E rispetto all'opera di Dante, chiaramente è tutt'altra cosa. E in questo caso l'autore non è accompagnato da Virgilio, ma è accompagnato da Dante stesso. Sono passati secoli, insomma. E Francesco gioca questa cosa, ma fa anche tante altre cose. Ha messo a frutto anche in qualche modo
l'esperienza dolorosa della sua malattia, del suo Parkinson, per aiutare anche gli altri a capire delle cose che lui ci ha messo tempo a capire, e quindi ha creato un sito su Blogger, un sito incentrato per esempio sul Parkinson, e c'è anche un profilo personale su Amazon. Queste sono cose importanti, perché chi poi ha gli stessi problemi, o lui o in famiglia, in qualche modo può trovare, non dico delle soluzioni, ma dei consigli, degli incoraggiamenti. Bravo Enas, bravo, bravo. E Francesco ci ha dato qui tre poesie, poesie abbastanza tristi, perché sono poesie di rimpianto dell'amore. C'è una lettera alle figlie, forse per farsi scusare, pentito del periodo in cui forse ha fatto poco il padre, si è reso protagonista di assenze per le ragazze molto dolorose. Vediamo, cominciamo con Adesso è troppo tardi, che è una poesia amorosa, una continua dichiarazione d'amore, e però, ripeto, c'è sempre il travaglio nelle vicende di Francesco Enas. Adesso è troppo tardi per dirmi che ci sei, è troppo tardi per lasciarmi il tuo cuore. Bastano questi versi, capite che sta parlando di una poesia d'amore che purtroppo ammette, confessa, teme, dichiara che questo amore ormai è impossibile, non riesce a raggiungerlo. Si è fatto buio, ma il buio è nell'animo mio, che mi sussurra che tu non ne fai parte. Questa è una poesia dell'amore, come dire, non ricambiato, l'amore in qualche modo negato o rinnegato, che dir si voglia. E questo è, ripeto, è anche abbastanza triste, però direi che fa parte anche della vita e anche delle vicende poetiche, e perfino ovviamente delle credenziali amorose. Quindi non mi dispiace che Francesco Enas sia stato così sincero da trovare poi alla fine, dopo tanti anni di silenzio, le parole giuste, come ha trovato queste parole giuste, molto amare, molto aspre, veramente desiderose di quiete e di pena e di perdono, nella lettera alle mie figlie. È passato molto tempo, un tempo infinito, alla fine dice: fatemi capire dove ho sbagliato, perché ho sbagliato. E poi invoca in qualche modo il legame profondo, il legame naturale che li unisce. Deve pure esserci quel legame che ci unisce, quel vincolo di sangue, perché sono sempre le sue figlie, anche se magari è tanto tempo che non le vede più, forse è stato anche un po' rinnegato come padre. La qualcosa non dovrebbe mai avvenire, però purtroppo nella vita avviene. Non voglio il vostro perdono, non merito il vostro perdono, non vi chiedo di far finta di niente, eccetera. Però chiede un qualche cosa, chiede almeno, cioè, datemi la possibilità di potervi rivedere qualche volta. Non voglio, struggetemi, non voglio che mi accogliate nella vostra casa, che mi facciate partecipe dei vostri sentimenti, però almeno inducetevi, permettetevi di vedervi ogni tanto. Non merito il vostro perdono, non lo vuole questo perdono perché sa di non meritarlo. Vabbè, insomma, e questo è molto bello. E non vuole neanche chiedere scusa, anche se pressantemente la sta chiedendo, perché è meschino chiedere scusa di una mancanza così grave come che è l'interruzione del proprio ruolo di padre nei confronti addirittura di due figlie, insomma, ecco, forse anche molto piccole. Comunque, bravo Francesco Enas, che hai raccontato la verità. Chiude con una poesia invece più dolce, una poesia amorosa, certo, anche melanconica, triste. Le tue lacrime sono il pianto di una rosa. Stai parlando con una donna che sta piangendo, che forse tu hai fatto piangere, e le dici che comunque le sue lacrime sono il pianto di una rosa. Molto bello. Gocce di velluto solcano le guance, sino agli angoli della bocca. E dice: poi i singhiozzi, quasi il nitrire in un cavallo. E no, perché questo pianto si rompe, è doloroso, è arduo. Il viso si trasforma, le labbra si chiudono, lui sta raccontando proprio dinamicamente anche già l'espressione, in un gratificante sorriso, cioè il gesto finale è il sorriso. Così rispondi al mio ti amo. Alla fine c'è un piccolo, doloroso, lieto fine, c'è questo ti amo.
video recensione di Plinio Perilli dell'autrice Maria Cristina Giaveri. Cambiamento. Cambiamento è il mutare lieve della luce del sole che hai dentro. Raggi diversi gettati sul medesimo gioco della vita. E poi un giorno, di sera, vedi nascere un fiore nella penombra di un ultimo abbandonato raggio, all'ombra del clamore di là fuori. Un caffè. Un caffè per svegliare i sensi, ancoraggio alla materia. Due parole per cercare te nell'altro e trovare l'altro in te. Una poesia per non dimenticare che quando il gioco si svela, siamo gocce di divinità. Un sorriso per stare eternamente a questo istante incollati, a suggere il seno della vita, come il fiore vive oggi, quella maestosa, tenace fragilità che chiamiamo vita. Scrivere una poesia. Scrivere una poesia è donare bellezza ai cuori, leggerezza agli animi. È fare l'amore con le parole che più toccano i tuoi silenzi, fino a strizzare fuori l'anima. Maria Cristina Giaveri è nata vicino Lodi, a Casal Pusterlengo, un posto anche abbastanza noto, nel classe 79, ha studiato a Milano, e un bel percorso, e adesso da poco vive a Padova, e studi classici e poi si è laureata in lingue. Quello che mi piace di lei, della sua poesia, è il credo, insomma la speranza continua, proficua e anche, voglio dire, dolce, che lo studio della lingua italiana, della lingua, insomma, possa, la poesia, insomma, in genere, possa rendere il nostro mondo migliore e ci possa rendere anche più felici come persone, come creature. E questa è una delle cose più belle. E non è un caso che la sua prima poesia, che è Cambiamento, ha proprio la capacità di riassumere questo credo, questa dichiarazione di poetica. Cambiamento è il mutare lieve della luce del sole che hai dentro. Vedi, non c'è una rima, c'è un'assonanza. Cambiamento è dentro, entro. Però c'è questa cosa bella, che il cambiamento deve partire comunque da dentro. C'è la luce del sole, la puoi assumere, riassumere, però quello che conta è come tu in qualche modo la introietti. E poi mi piacciono dei passaggi dolci, morbidi, delicati della sua poesia. E poi un giorno di sera vedi nascere un fiore. Bello questa idea che il fiore lo vedi nascere di sera, non nella luce della mattina. È proprio il crepuscolo, l'oscurità che aiuta e migliora la nascita del fiore. E infatti parla di questa penombra, dell'ultimo raggio abbandonato. Bello, sembra quasimoro. Ciascuno di noi sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole. Ecco, siamo tornati al raggio di sole. E poi fa rima quel fiore, una rima interna, all'ombra del clamore di là fuori. Cioè, fiore fa rima con clamore. Questo è un po' tutto il senso della poesia di Maria Cristina Giaveri, che al clamore contemporaneo, al traffico, al vortice spasmodico, alla rissa, alla ressa, e cioè lei reagisce con l'idea di questo fiore, che puoi vedere nascere e soprattutto puoi far nascere. Maria Cristina Giaveri. Poi abbiamo invece una poesia più divagante, più anche scanzonata, autoironica, che è Un caffè. Un caffè comincia subito con un bell'incipit, perché Maria Cristina se ne intende di lingua, sa come con le parole si raccontano cose essenziali. Un caffè per risvegliare i sensi, ancoraggio alla materia. Cioè i sensi sono l'ancoraggio alla materia, sembra un termine marinaresco, l'ancoraggio, molto bello, molto bello. E due parole per cercare te nell'altro e trovare l'altro in te. Anche questa è un distico,
dobbiamo cercare noi nell'altro e l'altro in noi. Cioè, questi sono degli insegnamenti, delle moralità, dei punti di vista, degli impegni, cioè, molto molto bello. E una poesia per non dimenticare che quando il gioco si svela siamo gocce di divinità, anche questo, gocce di divinità. L'umano è confine e sconfina col divino, potremmo essere delle gocce di divinità, però dobbiamo essere ligi al nostro dovere di uomini. E cioè qual è il dovere di uomini? Lo riassume Maria Cristina Giaveri in versi belli, dolci, pieni. Un sorriso per restare eternamente a questo istante incollati. Vedete che bello l'avverbio eternamente? A questo istante incollati, a suggere il seno della vita, come il fiore che oggi vive quella maestosa e tenace fragilità che chiamiamo vita. C'è sempre questa idea della fioritura, del fiore che fiorisce ed è al centro comunque della come dire, non è soltanto il fiore, ha un valore simbolico, certo, fiorisce questo fiore, ma è al centro per Maria Cristina della sua investigazione quotidiana, del suo empito gnomico, eccetera. E tutto questo viene riassunto molto bene, sono tre le poesie di Maria Cristina Giaveri, dall'ultima di queste poesie, che si intitola Scrivere una poesia. E anche questa è proprio un credo, una declaration, una dichiarazione di poesia, ma anche in fin dei conti un impegno di vita, un impegno di una spiritualità resa concreta. E scrivere una poesia è donare bellezza ai cuori, leggerezza agli animi. Intanto ci sono dei canoni che sono molto belli, cos'è l'animo, cos'è il cuore, che non è la stessa cosa. E poi c'è questa rima interna, bellezza e leggerezza, è una rima interna, cioè non è una rima, è una rima all'interno del testo, ma c'è, si sente, lascia il segno, bellezza e leggerezza. Dobbiamo inseguire quella leggerezza che dà bellezza, o riassumere la bellezza in una leggerezza, stavo dicendo anche in una tenerezza. E fare l'amore con le parole, che più toccano i tuoi silenzi fino a strizzare fuori l'anima. E, ecco, strizzare fuori l'anima è curioso, mi dà l'idea di un'attività domestica, quasi un... c'è quello che si rigoverna un desco, una famiglia, strizza fuori l'anima, sembra uno straccio della polvere, delle pulizie, e dobbiamo fare questo col silenzio, dobbiamo fare l'amore con le parole e dobbiamo quest'anima buttarla fuori. E quindi è la terza connotazione essenziale di questa poesia. Abbiamo i cuori, gli animi e l'anima. Voi sapete che Jung ci ha ormai convinto che la definizione tra animus e anima è fondamentale, sono due cose diverse, due facce forse della stessa medaglia, sono variamente diverse. Però ecco, ritorno a quell'idea di bellezza e di leggerezza, riuscire il peso della nostra voglia e l'inseguimento della bellezza a tramutarlo poi in leggerezza nei cuori, negli animi e nell'anima. Video recensione di Plinio Perilli dell'autore Alfredo Pannitteri. I nuovi eremiti non abitano più su colonne sbrecciate, non gridano più da deserti assolati. I nuovi eremiti non mangiano più lucertole e locuste, né aspettano che venga la manna dal cielo. I nuovi eremiti vivono tra indifferenza e pregiudizio. Non innalzano più canti al Signore, troppa fatica fanno nel fare avvicendare le stagioni, nel fare coincidere il pranzo con la cena. I nuovi eremiti vendono vergine nei bordelli, attraverso le arcate del Tempio, sorrette da mille formiche, il sole non era allo zenith. Ho infranto le porte del Tempio, lacerato il velo del tabernacolo, lui non c'era. Non imbrogliare le carte, i semi gettati in strada, saranno passo d'uccelli. Il tempo non è arrivato di spargersi di cenere il capo. L'erba cresce, l'acqua scorre, il vento soffia. Eppur sono morto quella notte, in quella strada medievale,
con le persiane sempre chiuse, con i tuoi sospiri d'amore nella mente, con l'inferno nel cuore. Sonnambulando senza pace, questa insonnia di razza, un vento salato giunge dal mare. Ah, poter tornare alla marina, la sveglia ricaccia i miei sogni crudeli, impastati con le polveri dei morti. Immagini oniriche, paure rinserrate, surreali. Alfredo Pannetteri è mantovano, Mantua me genuit, come Virgilio, classe 68, di madre mantovana e padre siciliano, è proprio una trasversale, una diagonale italiana proprio. Prima è vissuto in Sicilia, poi si è trasferito a Ferrara, quindi è tornato, diciamo così, nella Ferrara dal 72, quindi poi la città della metafisica, dall'altro Ferrara è una città importante, la città di Bassani, le storie ferraresi, non è una città da poco, insomma, la città erculea, come viene detta. Ha cominciato a scrivere poesie da adolescente, ma i modelli emotivi sono il fuoco di quei tempi, anche se poi gli anni passano, vanno avanti, gli anni scorrono, e quindi è una poesia forte, una poesia carica, una poesia inquieta e anche inquietante, vorrei dire. Ad esempio, c'è questa poesia dei nuovi eremiti. I nuovi eremiti, chi sono i nuovi eremiti? Ma Alfredo Pannetteri ribalta tutto, anche le profezie, le predizioni, meno che mai quelle più dolci. E no, i noi eremiti, ci dice Alfredo, non abitano più su colonne sbrecciate. Lo stilita, l'eremita che stava sulla colonna nel deserto, non gridano più da deserti assolati. I nuovi eremiti non mangiano più lucertole e locuste. Sapete che i padri del deserto si ritiravano nel deserto e vivevano così, tra una duna e l'altra, campando di lucertole e di locuste, né aspettano che venga la manna dal cielo. Questo è biblico, ogni tanto appunto Dio Padre esaudiva i suoi ebrei e faceva piovere dal cielo la manna, che è questa, come dire, questo dono anche nutriente, nutritivo, però assolutamente fatato, fantastico, divino e divinante e divinato. Quindi i nuovi eremiti no, non sono tutto questo, il contrario, vivono tra indifferenza e pregiudizio, non innalzano più canti al Signore, troppa fatica fanno nel fare avvicendare le stagioni, nel far coincidere il pranzo con la cena. Ecco, questa è la verità, il bisogno di questo nuovo eremitaggio, ai noi nostrano, di sbarcare il lunario, di farcela a proseguire, ad essere sulla cresta dell'onda, insomma, ecco. I nuovi eremiti vendono vergine e bordelli, attraversano le arcate del tempio, sorrette da mille formiche, il sole non era allo zenith. Attenzione, i nuovi eremiti fanno anche questo, quindi bisogna denunciarli, questi nuovi eremiti. Vendono, sono anche loro mercanti nel tempio, come quelli che Cristo cacciò davanti al tempio. E attraverso le arcate di questo tempio, il poeta che è Alfredo, insomma, ha infranto le porte del tempio, lacerato il velo del tabernacolo, e lui non c'era. Lui chi lui? Lui non c'era. La presenza divina, il Dio, al Dio sconosciuto, diceva il romanzo di Steinbeck, tu vi God unknown, sconosciuto, è il Dio che si cerca, che non si trova, o che si ha in sé per atto di fede, per atto di dolore. Beh, molto, molto bello anche questo finale, strepitoso, e dissuaso e deluso. Non imbrogliare le carte, i semi gettati in strada saranno pasto d'uccelli, il tempo non è arrivato di spargersi di cenere il capo. Quando ti cospargi il capo di cenere, insomma, in un certo senso sono dei riti
che vanno perfino al di là del tempo, diventano proprio degli emblemi, dei simboli, le ceneri, il capo cosparso di ceneri. E l'erba cresce, l'acqua scorre, il vento soffia. E questo è il verso finale che è quasi allusivo. Eppure sono morto quella notte, in quella strada medievale, con le persiane sempre chiuse, con i tuoi respiri d'amore, nella mente, con l'inferno del cuore. Ecco, questo è un ricordo di una strada medievale, chissà di quale borgo, cittadina o città italiana, e c'è questa perdita, questi sospiri d'amore nella mente, con l'inferno nel cuore. Tra cuore e mente c'è un baratro, uno spazio enorme da gestire, per trovare un equilibrio, trovare un'emozione, una libertà vera. E chiudiamo con Sonnambulando senza pace. Di questo sonnambulando mi piace anche l'inizio, mi piace insomma il gerundio, sonnambulando, che bel verso, senza pace. E l'insonnia di razza, sta parlando del mare, di un luogo, dice, un vento solato giunge dal mare a poter tornare alla marina. E poi non sempre tutti i nostri sogni riusciamo a realizzarli, non sempre abbiamo questa felicità. La sveglia ricaccia i miei sogni crudeli, impastati con le polvere dei morti, diventa più ardo, più asprigno. È un memento homo, qui a Pulvis Esse, e ricorda di uomo che sei polvere. Questo era il motto che si scambiavano questi preti, queste polveri dei morti, e rimangono quindi in questa poesia visionaria di Alfredo Panetteri, accelerata tra gli incubi e i sogni irranciditi, rimangono però queste immagini oniriche, belle, forti, dolorose, ma vere, queste immagini oniriche che sono delle paure rinserrate, surreali, che sono come delle paure che lasciano nell'immaginario, capito, i lacerti, i lampi, i tuoni di queste paure che subiamo, di questi piccoli o grandi incubi che fanno ancora parte della nostra giornata. Video recensione di Plinio Perilli, dell'autrice Elisabetta Salemi. Chitarrista prescelto dall'alba, inseguendo il sogno della vita di una chitarra al vento, suono le dolci note dell'alba, libertà in cielo porto con me, e desto dell'umanità, della felicità comune, chissà come treno arrivi prima, ma il paradiso mi riserva, il posto che non ho, come sogno proibito. Vivo in una foce del canto libero, e io riva solitaria dell'essere. Volo come aquila onesta, in alto al cielo, aspettando che l'io che punge, come bambina della solitudine, della musica, eterna felicità, ricoperta dalle rose selvatiche dell'esistenza, amo il buio dell'attesa della nota. Amore e deserto. Sei stata la pioggia di ieri, più bella che ho visto. Lungo il resto della vita ho pensato a te, mio eterno deserto dell'io. Come lacrima di fiume ti ho lasciato la mano del destino sul tuo animo povero di buio. Di rose essiccate il tuo sorriso lasciava al tramonto dell'alba perduta. L'amore, la sabbia del deserto, come un'alba reale, nelle nuvole dell'essere infinito, ti cerco, nella nuda e silenziosa sabbia, le note di un violino solitudine. Pronunziamo il tuo nome nelle alte maree del mistero, la strada maestra di un libero gabbiano in volo, segna il buio di un destino. Io sabbia, tu deserto, noi due nell'anima fonte, nell'eterna al di là della notte, del vento, camminerai vincente di una storia. La tua, sincera e sposata, con l'intero sentiero del pensiero guardi la vita, abbraccia il sole segreto di questa sinfonia lontana, buia e solitaria solitudine, innalza le mani incrociate il cielo, tocca il respiro delle note dell'amore,
e diventa uomo viandante dei fiumi, degli abissi, degli oceani, in questa torpida mano del soffio del silenzio. L'innocenza. Vorrei illuminarti, l'anima di pagine, blu della vita, illuminarti l'anima come cenere di polvere, sullo sfondo del mare, del peccato. Illuminarti il destino delle tue idee silenziose nel sentiero interiore, come pace nel vento. Illuminarti simile a questa eroina di leggenda oltre la vita. Sei il germe di una preghiera, fedele segreto al giuramento, seguace nell'ombra. Illuminarti vorrei. Ci sono momenti, penso, che l'innocenza non c'è più, è un sogno mai finito. Ora voglio di più, trovarmi già grande, con le mani vuote della vita. Apro le mie mani per riceverti, ma forse ancora dobbiamo crescere fermando l'istante che è in noi. Elisabetta Salemi, catanese, classe 72, Catania, una città importante, eh? È una città importante, la città di Verga, di Bellini, e poi nel Novecento è la città di Brancati, di grandi scrittori Brancati, Ercole Patti, insomma una città indimenticabile. Elisabetta Salemi è degna di questa grande città ed è poetessa effusa, effusiva, arcana, forte, appassionata, ha un bellissimo, come dire, ha un bellissimo rapporto col linguaggio, ma anche con la natura, con le metafore che sono la materia prima della poesia, insomma. Tra l'altro, ecco, come nome d'arte ha Aquila, e quindi, vabbè, non aggiungo altro, questa è l'aquila che dall'alto sorvola, non perché sia il rapace per eccellenza, ma perché questa immensa apertura all'aria, questa capacità dall'alto di vedere tutto, di vedere il paesaggio. E mi colpisce anche il titolo della sua raccolta d'esordio, che è L'ultima lacrima del fiume Simeto. Ultima lacrima del fiume Simeto. Il Simeto è un fiume importante della Sicilia, più o meno di Catania e dintorni, è un fiume breve, però importante, e adesso sono state dedicate anche molte poesie, insomma adesso non rivendichiamo quali. Però ecco, quello che mi piace di Elisabetta è la sua verve lirica, questo suo anche incantamento dei titoli, chitarrista prescelto dall'alba, questa poesia. L'alba ha prescelto un chitarrista, sembra un titolo alla García Lorca, è un po' gitano, inseguendo il sogno della vita di una chitarra al vento, suono le dolci note dell'alba. È lorchiano, ma questo è un complimento. Libertà in cielo porto con me e desto dell'umanità. E questo è il problema, di portare avanti il senso della libertà dell'uomo per sé, ma anche per gli altri. In una vita che è comunque dopo la caduta, dopo la cacciata dei progenitori dall'Eden, cito Masaccio, ma il paradiso mi riserva il posto che non ho, come sogno proibito. E quindi ecco, c'è un'idea sempre edenica come da recuperare, come sogno proibito, vivo in una foce del canto libero. E però c'è anche il senso, quindi c'è una voglia di tornare a una situazione edenica, anche a un afflato universale con gli altri, una coralità, però c'è anche la convinzione e anche la convenzione, devo dire, di una solitudine che comunque è opprimente, è un purgatorio, è uno stato dell'anima, aspettando che l'io che punge come bambina della solitudine, ecco, c'è questa la solitudine, e io riva solitaria dell'essere, volo come aquila onesta in alto nel cielo, ecco il senso del suo nom de plume, io, riva solitaria dell'essere, si sente una riva solitaria dell'essere, lì, vicino al mare dove sfocia l'ultima lacrima, il fiume Simeto, volo come aquila onesta in alto al cielo, bello che l'idea dell'aquila onesta. Nessuno aveva mai immaginato l'onestà, che è un termine, un sostantivo da poesia siciliana, da poesia dei primordi, da poesia insomma dugentesca, trecentesca. Veramente Elisabetta riesce a queste, come dire,
queste sillabe poetiche, liriche assolute, a reincantarle, a farle di nuovo suonare anche nella contemporaneità. Ricoperta dalle rose selvatiche dell'esistenza, amo il buio dell'attesa della nota, amo il buio dell'attesa della nota. Immaginiamo una nota che fiorisca come un fiore, si prepari nel buio, nel buio di questa attesa, l'attesa della fioritura, della rifioritura. E vabbè, molto bella. Poi ancora amore deserto, quest'idea dell'amore che e cerca l'altro da sé, cerca la rifrangenza, però è anche un deserto. Lungo il resto della vita ho pensato a te, mio eterno deserto dell'io, come lacrima di fiume. Ecco qui la lacrima del fiume, bellissima. Ti ho lasciato la mano del destino sul tuo animo povero di buio, di rose essiccate. È una poesia dove ogni momento ci sono rose, ci sono lacrime, c'è il fiume, c'è il mare, c'è il volo dell'aquila. C'è una natura che diventa in qualche modo un regno del possibile, ma anche un regno del sentire. Attenzione, il tuo sorriso lasciava il tramonto dell'alba perduta. Vedete che gioco ossimorico, il tramonto dell'alba. Gli opposti, la coincidenza oppositorum, avrebbe detto Giordano Bruno, tutto si tiene. E queste rose essiccate, il sorriso amoroso che lasciava il tramonto dell'alba perduta. L'amore è sempre questo, è il lascito di un tramonto, di un'alba perduta, cioè un tramonto che deve ritornare alba, che deve farsi ritrovare, che deve ricominciare ogni volta, ogni volta. Perché proprio non riusciamo a non perderlo. E poi chiude con due poesie importanti, che sono L'amore e la sabbia del deserto. Ripeto, quest'idea di un deserto che non lo so, il deserto è il regno del possibile. C'erano i padri del deserto che hanno messo a fuoco l'intensità della fede, il sentimento della fede. E però c'è anche il patimento di questo deserto dell'anima, che è comunque il regno sabbioso della solitudine. E poi c'è una poesia sull'innocenza. Mi piace perché parla di un'innocenza che non c'è più, ma ce la riconsegna, ce la riaffida, la risemina. Comunque, vediamo adesso ancora Amore deserto e La sabbia del deserto. Il deserto ricorre, ma ripeto, è un deserto forse anche propiziatorio. Come un'alba reale nelle nuvole dell'essere infinito, c'è questa voglia di cercare sempre un amore che è come l'infinito leopardiano. Io nel pensier mi fingo, lo cerchi, camminerei vincente di una storia, la tua, eccetera, eccetera, con l'intero sentiero del pensiero, guardi la vita, abbraccia il sole segreto di questa sinfonia lontana. L'amore è questo, è come un eco lontano, in qualche modo. È una voglia di cielo, ma è anche una perdizione. E vorrei chiudere, brava Elisabetta Salemi, con questo inno all'innocenza, che è un qualche cosa che perdiamo, ci fanno perdere, e però non c'è più, è un sogno mai finito, ora voglio di più trovarmi già grande, con le mani vuote della vita. Ecco, che l'innocenza possiamo anche perdere, ma ritroviamola almeno dentro noi stessi, ritroviamola nel sogno, ritroviamola nella fertilità reale e concreta dell'utopia. Video recensione di Plinio Perilli, dell'autrice Maria Ivana Trevisani. Perdonaci terra. Guardaci terra, guardaci ancora. Non coprire con grandi mani l'antico tuo viso d'argilla. Guardaci come amorosa madre che sempre perdona quelli a cui donò il soffio della vita. Apri le tue immense braccia e accoglici nel tuo seno di pace. Guardaci terra, guardaci ancora. Perdonaci. Scomparsa delle api. Sul ramo del pero, una nuvola bianca di fiori. È muta, però, questa strana primavera. Silenziosa, senza fruscii né api ronzanti. Un miracolo effimero, durato un breve momento, dal mattino alla sera. Come neve leggera, respirati dal vento, cadono i bianchi fiocchi dei fiori, inutili e sterili, sul grigio cemento. Se ci sarà un paradiso, se ci sarà un paradiso, gli animali ci saranno.
perché sono stati martiri, perché sono stati schiavi. Se ci sarà un paradiso, gli animali ci saranno e, nelle sterminate praterie del cielo, potranno bere limpide acque e riposare sotto fresche ombre. Se ci sarà un paradiso, gli animali ci saranno e quelli che ci hanno amato, se lo vorranno, ci avranno accanto. Se ci sarà un paradiso, gli animali ci saranno, perché loro l'inferno lo hanno già vissuto. Se ci sarà un paradiso, gli animali ci saranno e saranno i primi, perché sono stati gli ultimi, i veri ultimi. Se ci sarà un paradiso. Maria Ivana Trevisani è un bel personaggio importante. Lei è una biologa, quindi cominciamo con dire biologa, ricercatrice, docente di scienze, e quindi si occupa, a ragion veduta, con grande piglio, con grande entusiasmo, degli animali, della natura, di ecologia. Ora, il 22 aprile è stato proclamato dall'ONU, fin dal 71, ma l'idea era di John Fitzgerald Kennedy, l'Earth Day, il giorno della Terra. E si è trovato in questo giorno in cui, appunto, in California c'è stato tanti anni fa, in America, un grande problema di un pozzo petrolifero che stava inquinando tutto, insomma, e è stato un incidente proprio nella raffinazione, nell'estrazione, o meglio, di un pozzo petrolifero. Ecco, appunto, è stato nominato Giorno della Terra, ma in questo giorno, è passato poco, ci siamo giunti con molta retorica, con la finzione di dire sì, facciamo, non facciamo l'accordo di Parigi, che bene o male è stato firmato, ma non si sa poi alla fine veramente se le emissioni nocive saranno o no impedite, se sarà proclamata la fine, in parole povere, dei combustibili fossili, che sono quelli che inquinano il pianeta, eccetera. Anche se a lunghi passi si fa avanti il bisogno di queste nuove macchine elettriche, quindi in qualche modo qualche cosa sta cambiando, anche se il mondo inquina ancora molto, specialmente alcune nazioni come la Cina, diciamo la verità, che ancora hanno l'estrazione, il petrolio, il carbone, eccetera. Insomma, comunque, Maria Ivana Trevisani è molto, molto, molto impegnata in questa grande causa. Ha scritto un manifesto italiano della ecopoesia. Ecco, questo è molto. Quindi lei fa dell'ecopoesia. Lei scrive Perdonaci Terra. Si rivolge alla grande madre, all'alma madre, alla terra madre, e le chiede di perdonarci come dei figli. Non prodighi, ma infausti, insomma, ecco. Guardaci terra, guardaci ancora, non coprire con grandi mani l'antico tuo viso d'argilla, è un'immagine plastica, bella, ancestrale, vorrei dire. Guardaci come amorosa madre, accoglici, eccetera, eccetera, eccetera. Guardaci, insomma, alla fine chiude con queste immense braccia della terra, che noi non riusciamo ad abbracciare, ma lei che abbraccia noi, e con questo seno di pace. E grande madre, ma il seno che ci porge è un latte di pace, è in qualche modo un nutrimento di pace. Maria Ivana Trevisani poi ha lavorato, ha scritto molti libri sugli animali, con le ecopoesie che ho citato, e poi anche in qualche modo un importante romanzo di formazione ecopedagogico. Che vuol dire ecopedagogico? Vuol dire che lei scrive il manifesto italiano della ecopoesia, però è anche pedagoga, è ricercatrice, ma è anche insegnante, quindi lei ha bisogno e voglia di arrivare a un romanzo di formazione, quindi per capire come tu sei diventato diciamo verde, come sei diventato ecologista, però anche di insegnare, mostrare a tutti gli altri, ai lettori, come fare per approcciare, per scegliere il credo, la fede ecologista. E poi appunto ha scritto sia in italiano che in inglese Infanzia sfollata, che è un altro dei suoi canoni, dei suoi punti d'arrivo, insomma, voglio dire. Ecco, vediamo invece una seconda poesia che a me è piaciuta molto,
e che è dedicata a uno degli eventi più tragici, anche se se ne parla abbastanza poco. Si sciolgono i ghiacci, certo, è gravissimo, i ghiacciai, si alzano le acque, quindi in qualche modo c'è un surriscaldamento globale, brucia l'Amazzonia, eccetera. Ma sta succedendo anche un'altra cosa molto, molto grave nel mondo della natura, questa moria delle api. Sono ormai diversi anni che le api stanno morendo, infatti in certe nazioni di più, di meno, infatti c'è questo traffico anche dei mieli che mangi in Italia, ma viene da altre nazioni, da altri luoghi. E Maria Ivana è molto brava, da naturalista com'è, da ricercatrice, a raccontare questa scomparsa delle api. Come lo fa? Lo fa cominciando dalla fioritura e parla della fioritura del pero. Sapete che il pero e il melo hanno i fiori bianchi, quindi sul ramo del pero una nuvola bianca di fiori. È strana però, dice questa primavera, sostanzialmente non ci sono fruscii, api ronzanti, e il miracolo effimero è durato solo un momento, perché non essendoci le api, questi fiori non si potranno fecondare. Perché l'ape fa quello, sugge il polline e in qualche modo, per arrivare poi al suo nettare, e in qualche modo feconda i fiori, consente a questi fiori di diventare frutti, in una parola sola. Come neve leggera, respirati dal vento, cadono i bianchi fiocchi dei fiori, inutili e sterili, sul grigio cemento. Sono fiori sprecati. Questa umanità sta sprecando i fiori. Le api stanno morendo, ce ne sono sempre di meno. E non riescono a fare questo grande lavoro le api operaie, mentre la regina sta lì immobile con i suoi e i fuchetti corrono per sperare uno solo di volare più alto e fecondarla. In realtà cadono infecondati questi fiori bianchi, i fiori del pero, del melo. Molto bella questa poesia sulla scomparsa delle api. Brava Maria Ivana Trevisani. E chiude con Se ci sarà un paradiso, che è una poesia. Bella perché è dedicata a quella che tutti quanti noi sogniamo che esista. Che quale? Che cosa? Il paradiso degli animali. Lei ci crede. Se ci sarà un paradiso, gli animali ci saranno. Cioè, se il paradiso c'è, ci deve esistere anche per gli animali. Non può essere soltanto per gli uomini, gli animali non entrano. Ma scherziamo. Il razzismo paradisiaco, no. Tutto tranne questo. Perché? Perché gli animali sono stati martiri, perché sono stati schiavi. Ci sono animali che hanno aiutato l'uomo per secoli. Il bue per arare, l'asinello per portare tutti i pesi, incredibile, secondo le nazioni, animali anche per dare, le pecore per darci il latte, per darci la lana, capito? Ecco, questo. E perché non devono avere un paradiso? Se ci sarà un paradiso, gli animali ci saranno, ripete con un continuo cadenzato, lo ripete Maria Ivana con un piglio molto bello. E ci saranno. E nelle sterminate praterie del cielo, i pascoli del cielo, è un romanzo, potranno bere limpide acque e riposare sotto fresche ombre. Mi piace molto questo approccio vero, concreto, che nasce da un bisogno vero di rispettare l'animale e diventa favola, diventa fabula, diventa fede.